Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di lifting non chirurgico, ovvero trattamenti di ringiovanimento e rimodellamento del volto. Per farlo siamo in collegamento da Figine Valdarno in provincia di Firenze con la dottoressa Cornelia Florea. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. A lei dottoressa. Quindi dottoressa Florea, com'è possibile ottenere un lifting senza chirurgia? È possibile con dei interventi mini invasivi oppure non invasivi tramite gli studi di medicina estetica utilizzando dei prodotti, delle iniezioni a base di acido ialuronico che vanno a rimpolpare, rimodellare il viso o correggere degli inestetismi preesistenti avvenuti magari con il passare del tempo. Per cui utilizzando dei prodotti tipo acido ialuronico oppure il Botox. Ok, quindi dottoressa, in questo caso quindi che cosa è il Botox e anche il filler? Perché sappiamo che lei utilizza anche il filler. Sì, allora, il filler a base di acido ialuronico si presenta come delle siringhe pre-riempite, sterili, che si iniettano sotto la pelle, nel derma, ottenendo un'idratazione della pelle e riempendo una rughetta. Sempre con acido ialuronico, questo prodotto sterile e altamente compatibile con la pelle, sempre con acido ialuronico riusciamo appunto a rimodellare un volto, dei zigomi, riempire dei spazi vuotati, aumentare il volume delle labbra, insomma ha tante utilità che ci aiutano a renderci più belle, mentre il Botox è un prodotto, un farmaco a base di tossina botulinica dosato e utilizzato in modo adeguato, insomma nelle mani esperte, iniettato sul terzo superiore del volto, tipo la fronte, contorno occhi, ottiene un effetto liftato, è assolutamente sicuro. Dottoressa, questi trattamenti possono essere fatti da tutti, cioè uomini, donne, di tutte le età? Assolutamente sì, le donne da tanto tempo ricorrono a questi mezzi ecco, per vedersi meglio, per vedersi bene, ma ultimamente noi siamo contenti perché anche gli uomini insomma iniziano a curarsi. Per quanto riguarda l'età ci possono essere dei consigli di non iniziare particolarmente presto, ma comunque non ci sono limitazioni di età né in senso età minima né età massima, almeno che non ci siano delle patologie particolari, insomma, che possono controindicare l'uso del Botox. Per fare questi trattamenti, dottoressa, quanto tempo è necessario? Sono tutto sommato trattamenti veloci che si possono fare in un ritaglio di tempo, in una pausa da lavoro, insomma da mezz'ora a un'ora, ecco. Sono molto veloci, non impegnativi, e la paziente si può più delle volte truccare e uscire come niente fosse. Dottoressa, Più bella.
Assolutamente sì, quello è sicuro. Dico, dottoressa, potrebbero essere dannosi per la nostra salute e poi sono permanenti, cioè rimangono per sempre o siamo costretti poi a ripetere il trattamento dopo qualche tempo? Allora, non si possono utilizzare in medicina estetica dei trattamenti permanenti, per cui hanno una durata limitata, per cui l'iniezione dell'acido ialuronico in una determinata sede avrà una durata limitata in tempo da 4 a 6 oppure 12 mesi. E con il tempo viene consumato grazie alla ialuronidasi, un enzima che esiste nella pelle, però nel frattempo ha eseguito una biostimolazione della pelle, per cui utilizzo dei prodotti di medicina estetica fanno anche una biostimolazione della pelle. Che provoca, la formazione e la produzione di fibre di sostegno tipo collagene ed elastina. Per cui i prodotti magari si consumano, però nel frattempo hanno stimolato la pelle e la pelle sicuramente è meno invecchiata rispetto a prima dell'utilizzo. E così anche con il Botox ha una durata di 6 mesi, per cui 2 volte all'anno dobbiamo rifare il trattamento. Dottoressa, chi si sottopone appunto a un trattamento di filler o con il Botox? E, alla fine queste persone hanno il volto simile tra loro, cioè sono uguali. Come si fa a far sì che ogni persona rimanga uguale a se stessa, cioè nel senso che le proprie caratteristiche rimangano invariate e che quindi anche se sottoposte allo stesso tipo di trattamento, comunque ognuna sia diversa l'una dall'altra? Tenendo presente della personalità, del volto, delle caratteristiche del volto, i trattamenti devono essere correttivi, cioè senza arrivare a Stravolgerli. stravolgere, esattamente a stravolgere la persona, insomma. Devono essere piccole correzioni necessarie, Certo, insomma, senza per ingiovanire. stravolgere poi il volto della persona, ma andare a puntare proprio a migliorare, a puntare magari sui punti di forza che c'ha quella persona, sulle proprie caratteristiche. Esattamente, Parliamo. valorizzare dove si può valorizzare e nascondere qualche piccolo difetto, sì. Esatto. E noi donne siamo veramente esperte in questo, già lo facciamo insomma in tanti modi, anche vestendoci in maniera particolare magari. Dottoressa, lei ci ha portato delle foto dove vediamo proprio i risultati dei trattamenti da lei fatti. Vediamoli, così ce li commenta. Sì, abbiamo una giovane signora con un viso un po' stanco, invecchiato e qui abbiamo il risultato dopo il trattamento. Abbiamo, grazie all'acido ialuronico, valorizzato le labbra, le abbiamo dato un pochino di volume come anche i zigomi, poi intorno agli occhi un pochino di Botox e sicuramente la persona è più carina adesso. Una signora di 67 anni con un aspetto un po' stanco, dopo qualche trattamento, eccola qui, ringiovanita e contenta. Anche qui una signora 65 anni, ha corretto le rughettine nasogenie, nei zigomi, le labbra e già ha un aspetto più ringiovanito. Abbiamo corretto le occhiaie a questa signora, oltre 60 anni, occhiaia e qualche rughettina, e sempre con acido ialuronico e Botox, la signora è molto più bella. Eccola. Qui sulla fronte, delle rughettine, anche intorno agli occhi,
Dopo qualche, anche qui la correzione delle occhiaie della solita signora e vediamo il risultato dopo. Ecco, abbiamo corretto le occhiaie, migliorate le rughettine sul viso e valorizzate le labbra. La signora è molto più bella. Ecco le labbra della signora oltre 60 anni. Dottoressa, quando si fa un trattamento di filler oppure di Botox, è possibile abbinare anche degli altri trattamenti oppure no? Sì, ci sono dei trattamenti, insomma, tanti trattamenti compatibili fra di loro eseguiti appunto presso i nostri studi di medicina e chirurgia estetica. Utilizzo dei ultrasuoni focalizzati ad alta intensità che va bene con un effetto rassodante e liftante della pelle. Radiofrequenze si possono utilizzare, carbossiterapia, ci sono diversi trattamenti che si possono aiutare, come anche i peeling chimici. Per Quindi, cui i dottoressa, trattamenti si aiutano fra di loro. sono svariati i trattamenti. Come Sì, si fa a sì. decidere quale trattamento, applicare alla paziente che si ha davanti? Allora, sicuramente dopo un colloquio attento con la paziente, il medico, deve, capire quali sono le priorità, della paziente, quali sono gli anestetismi fastidiosi per lei. E magari si inizia a curare, proporre trattamenti idonei per quella situazione e poi eventualmente, secondo me, il medico deve sostenere e dare i suoi consigli per valorizzare un volto, ecco, cioè. Dottoressa Florea, io la ringrazio per essere stata qui con noi oggi, grazie. Grazie a voi, grazie mille. E Arrivederci. grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.